ragazzi e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Io sono tutta già, sono ingiacchettata e con il foulard del lavoro perché sono appena tornata da lavoro. Adesso sono in pausa pranzo, ora mi metto il pigiamino, capelli ho, e vado a mangiare. Però ci tenevo tantissimo a iniziarvi il Vlogmas, dato che oggi non l'avevo ancora iniziato. Quindi ora mi impigiamo, mi metto comoda, pranzo e mi rilasso. Papà! Allora ragazzi, finalmente riesco a farvi un'altra clip perché siete rimasti a quella iniziale e ovviamente, come potete notare dal luogo, è la clip post lavoro con l'ambulanza, la polizia sempre presenti che mi devono fare del sottofondo, ma è la realtà. Io riprendo la realtà, mi piace. Comunque, ho qui il calendario personalizzato dell'ufficio che porterò a Vale, perché stasera vedo Vale, sarà una serata super easy, andiamo proprio, cioè vado proprio a casa sua, gossippiamo, prima andiamo a prenderci una birra o qualcosa da bere e poi vado a casa sua e ci mettiamo lì a gossippare in camera sua. E adoro, quindi gli ho portato un po' di cosine brandizzate tipo calendari, cose così, e niente ragazzi, adesso appunto torno a casa, ceno, mi rilasso un attimo e è stata una giornata lavorativa molto piena, molto piena di tante cose, di quelle giornate particolarmente intense, perché comunque il nostro lavoro si interfaccia con tante persone di tanti modi diversi, come è giusto che sia, quindi è stato intenso, ma ho delle buone sensazioni, quindi sono positiva. Volevo un po' rendervi partecipi, anche se ovviamente non capirete il contesto, but ci tengo comunque a rendervi partecipi anche un po' di come è andata la mia giornata in generale. Adesso sto aspettando l'autobus, che spero non tardi perché dovrebbe arrivare più o meno ora, quindi speriamo tutto bene, e poi appunto niente, vado bellamente a mangiare, raga, perché ho un po' fame, dico la verità. Non mangio da pranzo, io mi faccio sempre la merendina, ma verso tipo le 10, 10 e mezza, come la merendina alle elementari. E mi prendo, perché abbiamo l'alimentare accanto, mi prendo sempre i grissini, quelli alla, no, la paprika, il pomodoro, buoni, super saporiti, e li prendo come merenda, poi pranzo e poi ceno. Diciamo che in mezzo a un pasto e l'altro, al pranzo e alla cena, non c'è niente di mezzo, cioè bevo acqua e basta, quindi arrivo alla cena e sono affamatissima, raga, ve lo giuro. E quindi ho troppa fame. E che altro? Niente. No, mi pare di avervi detto tutto. E oggi la giornata sarà un po' così. Mi sono resa conto di stare parecchio indietro con i vlog, perché vi spiego, ho fatto come avete visto, perché per voi non sembrerà, però oggi, ora come ora, siamo super indietro. Voi non ve ne sarete ovviamente accorti perché vedrete questo video puntuale, ma ho messo 2 giorni interi e pesano tanto e quindi non riesco a pubblicarli, o meglio Giulia non riesce a pubblicarmeli perché mi sta dando una mano lei, dato che io ho poco spazio sul telefono, tanto per cambiare. E quindi dai, speriamo di riprenderci bene, metterci di nuovo in pari, perché giustamente pesa, quindi è così. E niente ragazzi, adesso si va a casa, se l'autobus si degna ad arrivare sarebbe anche bello. Ah raga, un'altra cosa, una cosa super natalizia che succederà stasera, e ve la posso spoilerare perché gliela darò oggi a Valentina. Io gli ho fatto 2 regali, sono partita da uno materiale che non posso mostrarvi perché lei li guarda tutti e non glielo darò stasera, per il fatto che lei me lo ordina stasera e quindi vuole scambiarli proprio incartati, e quindi aspetto. Solo che poi dopo, post regalo fisico, che non posso ovviamente spoilerarvi perché lei guarda i video, gli ho fatto anche un altro regalo che è non fisico, cioè è un'esperienza che ora vi dico. E sono troppo contenta e non riesco ad aspettare, e quindi stasera già gli ho preannunciato che ci sarà appunto questa sorpresina e gli dirò ufficialmente che cos'è, quindi gli darò il primo regalo che è appunto l'esperienza e gli farò vedere proprio i biglietti di, guardate, silenzio, ok, di niente proprio di meno che, come vi preannunciavo in qualche vlogmas fa, il Teenage Dream. E chi meglio della mia migliore amica, con cui ho condiviso tutta quella fase. Lei ho condiviso tutta la fase School Musical, Disney Channel, One Direction, perché suonano anche One Direction, quindi tutte le cose delle ragazze della mia generazione quando erano ancora super adolescenti, barra proprio i primi momenti d'adolescenza, ma anche bambine. Quindi è super speciale, ci devo andare per forza con lei, e quindi gliel'ho regalato. E stasera lo saprà, sono troppo curiosa di vedere la sua reazione perché non se l'aspetta per niente, raga, per niente. E quindi sono stracuriosa, non vedo proprio l'ora. E gli farò vedere i biglietti come,
come cosa da fargli vedere, e sono sicura che lei già sa qualcosa. Non ne abbiamo mai parlato, ma dovrebbe aver visto qualcosa su TikTok, perché ama queste cose, e quindi sicuramente ha visto, ha spulciato, ha visto qualche video, è capitato, quindi sicuramente sa che cos'è, ma non ne abbiamo mai parlato, quindi sono stracuriosa di vedere la sua reazione. E sono stracontenta, cioè quest'anno sono veramente proud dei regali che ho fatto a Vale, che è questo che vi posso spoilerare, e l'altro che vedrete nei vlogmas a seguire, ma vi piacerà perché è veramente azzeccato per lei. Allora ragazzi, ho cenato e ho visto casa a prima vista, quindi le mie cosine serali che faccio quando torno a casa sono state fatte. Adesso mi preparo al volo per uscire con Vale ed essere un minimo presentabile, ma tanto quando esco con Vale andrei pure in giro in pigiama, l'unica cosa è che dobbiamo uscire un po' a fare una passeggiata, quindi un minimo, mi rendo presentabile, un minimo. Niente di che. Comunque, volevo farvi anche un angolo di Furlan, così in questo momento in cui ci mezzo prepariamo. E sono indecisa, forse mi metto questo profumo, il Bump. Volevo farvi vedere. Molto buono, raga, l'ho scoperto ora perché è di mia madre, ma cioè, ultimamente l'ho scoperto, mi piace tantissimo. Comunque, la domanda è di Marti ed è una domanda bellissima, mi piace tantissimo e sono molto felice di rispondere perché la trovo super interessante e per niente scontata, quindi mi piace, brava Marti. Ed è, consigli su come inserirsi al meglio nell'ambiente lavorativo? Molto interessante, ti dico. Allora, tesoro, consigli. Quello che posso dirti io è di essere essenzialmente te stessa, perché alla fine è la cosa più bella, realistica, sì, tanto precisa, impegnati molto, fai vedere quanto vali, cerca di mostrare i tuoi punti di forza, rimanendo però sempre comunque te stessa, con i piedi per terra e con la consapevolezza che si può sempre migliorare, ma comunque cerca di mostrarti da subito una persona volenterosa, quindi quello che sei, perché quando iniziamo un nuovo percorso lavorativo immagino che la maggior parte di noi ragazzi che sono pronti a intraprendere un nuovo percorso siamo tutti curiosi e molto volenterosi di far vedere che ci teniamo e ci piace quello che facciamo, o siamo veramente tanto pronti e carichi a far vedere che stiamo entrando in quella fase della vita, quindi è bello, no? Una cosa che posso assolutamente consigliarti è di imparare tanto dai tuoi colleghi, dalle persone che sono arrivate prima di te, perché ti possono veramente formare e puoi ambire a imparare davvero molto da queste persone, dai tuoi superiori, dai tuoi colleghi, ed è molto bello e è un punto proprio di forza. Il gioco di squadra con i colleghi, ognuno impara dall'altro. È bello, quindi questo è un consiglio che proprio ti posso dare con il cuore. E un'altra cosa molto importante su come inserirsi nell'ambiente lavorativo, appunto, sii te stessa, mostra il tuo carattere per com'è. E io in realtà mi sento di consigliarti questo, poi andrei sullo scontato, però cose proprio dal cuore che ti posso consigliare sono queste, essenzialmente, quindi le dico proprio con il cuore, e mi è piaciuta molto la domanda, quindi ancora brava, mi è piaciuta tanto. Quindi tesoro, essenzialmente, mettiti in gioco, impara dai tuoi colleghi che veramente potete imparare a vicenda tanto, quindi gioco di squadra, mettiti in gioco, sii te stessa e ama quello che fai, cioè trova quel punto che ti faccia dire sì, io credo in quello che faccio, perché ti assicuro che la vivi proprio meglio. Davvero, e sii tanto curiosa, buttati, ok? Questi sono i consigli che posso darti, e se stai iniziando un lavoro e quindi mi hai fatto questa domanda per questo, in bocca al lupo, e spacca tutto, e se invece era proprio una curiosità, niente, spacca tutto comunque e via. E niente ragazzi, io sono un po' stanca, però sono felice di avervi fatto l'angolo di Furlan e adesso sono ancora molto felice perché faccio una serata easy con la mia migliore amica e mi va tantissimo, ne ho proprio bisogno, quindi ora scendo. Bene ragazzi, ho aggiunto il cerchietto, sono vestita esattamente come ero vestita al lavoro e ok. E tra l'altro raga, mi viene in mente un commento che ho ricevuto, adesso mi metto la giacca insieme a voi mentre vi racconto perché mi ha fatto straridere, l'ho ricevuto mentre ero ad Amsterdam, mi ricordo che l'ho letto. E praticamente raga, ho letto il commento di una ragazza che mi diceva: come fai a uscire con senza cambiarti a volte, tenendo gli abiti del lavoro, e io mi cambio 4 volte al giorno. Tesoro, innanzitutto non è proprio, secondo me,
stracarina come, come cosa da dire. Ti assicuro che ho dei vestiti meravigliosamente puliti e se li uso anche per uscire la sera, significa che sono puliti e ti assicuro che lo sono. E quindi non lo so, non lo so, non ti è uscita molto bene, anche se magari avevi buone intenzioni, non lo so. Però diciamo che ho l'abitudine di lavare vestiti dopo una volta sola che li metto, quindi i miei vestiti sono sempre molto puliti. Se decido di metterli gli stessi che ho usato il pomeriggio anche la sera, è perché posso farlo evidentemente. E niente, quindi faccio semplicemente in questo modo, sono una persona normalissima. E tra l'altro, se tu ti riesci a cambiare 4 volte al giorno, complimenti per il tuo tempo. Io lavorando non ce l'ho, quindi neanche volendo lo potrei fare. E poi ovviamente lo faccio quando ci sono comunque degli eventi importanti, lì mi cambio assolutamente. Ma se devo uscire al pub con un'amica in maniera informale per fare prima, non è che mi so cambiare, cioè sono già vestita così, tutto pulito, prendo e esco, cioè poi alla fine ci sto un'ora, torno a casa, mi metto il pigiama, capito? Quindi chi è strana, io o te? Nessuna delle due, dai. Quindi niente, ci tenevo a rispondere perché il modo in cui è stato fatto era un po' non mi è tanto piaciuto, sicuramente avevi buone intenzioni, ma non lo so, non l'ho trovato tanto. Niente, io e i miei splendidi vestiti meravigliosi stiamo uscendo e nulla ragazzi, adesso andiamo e poi vi faccio, vi apro il calendario dell'avvento dopo. Andiamo. Alla fine raga mi piace un sacco come sto. Vediamo Vale, mi sta tartassando di messaggi, manco gli avessi detto amo, sto in Burundi. Vale, mi stavi tartassando le palle, non fosse... Sto per confessare il regalo non materiale a Valentina. È una cosa che mi piace molto e ho pensato che farla con te sarebbe stata la cosa migliore. Stai ferma? Sì, è dalla tua reazione. Andremo a gennaio al Teenage Dream. Quello delle canzoni della Disney. No. Vero, troppo noi. Niente ragazzi, è stato un po' fallimentare questa passeggiata perché abbiamo trovato tutto chiuso e stiamo tornando a casa. Quanto siamo belle, vieni qua. Io volevo la Monster. Dai, un bel bacio. Ok ragazzi, momento chiacchiere con tutto così. Ci stiamo mangiando i plum cake e ci stiamo bevendo i tè mentre chiacchieriamo. Direi seratona, perfect. It's real, yes. Allora ragazzi, apriamo il calendario dell'avvento, ma intanto volevo farvi vedere questo lato che non ve lo mostro mai, di Hogsmeade, quanto è bello, troppo bellino. Allora, apriamo la casellina di oggi, che è la numero 17, sì, che è lì sotto, perfetto. Che dico, la numero 18, che è qua sopra, molto più comodo, perfetto. Allora, vediamo cosa ci riserva. Carinissimo, è un piattino con il pollo e la burro birra, quindi palesemente per il pub. E tra l'altro ce l'ho già, cioè non so se lo vedete qui giù, c'è il piattino. Bello, bello, ne facciamo un altro, tiriamolo fuori. Oh, ma è grosso questo, che bello. Ok, lo metterò sicuramente qui dove ci sono i tavoli. È fatto davvero strabene, la burro birra e il pollo, ed è proprio, vedete, un tavolinetto che metterò proprio in mezzo a Harry, Ron e Hermione, così crea un po' di contesto. Ovviamente la parte del pollo da Ron, e lo trovo bellissimo, messo troppo bene. Bene ragazzi, eccoci di nuovo qui, adesso mi strucco, poi chiamo Giulia e passerò a fine serata con lei perché mi è mancata troppo. Di solito ci vediamo in pausa pranzo e oggi non sono riuscita a vederla, quindi mi manca già molto e non vedo l'ora appunto di chiamarla. Quindi adesso mi preparo per la notte, mi strucco e spero tanto che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuta tanto questa giornata di relax con la mia bestie. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Qua da Elena è tutto, un bacio grande.